fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti. Era il 1996, ad un concorso musicale per giovani band emergenti incontrai questo batterista con tanta attitudine alla musica e poca voglia di studiare, almeno così si definiva lui, e abbiamo deciso di fare qualcosa insieme, che prima o poi sarebbe arrivato il momento per fare un progetto. Nel 1998, due anni dopo, iniziò l'avventura di Zimamma Libre con la stesura dei primi brani che vedevano lui compositore della parte musicale e me compositore della parte del testo. Poi negli anni lui non ha più continuato a scrivermi musica, è diventato il batterista, l'unico superstite degli Alma Libre che da oltre 16 anni lavora con me, e questo è stato più o meno il nostro incontro. Ho bisogno di svago senza di te. Adesso in questo momento tiene unita la band una grande serenità che abbiamo raggiunto negli ultimi due anni. La scelta comune di credere in un progetto va oltre la scelta musicale, va oltre anche la tua passione per la musica, perché fare questo lavoro vuol dire spesso vivere di stenti, in qualche modo fare delle rinunce, sempre, anche se piccole, anche se non così importanti. E ti tiene insieme il fatto che quando sei in gruppo sei in una famiglia. E in questi anni abbiamo creato questa sensazione, questa situazione fra noi per cui ci si aiuta, ci si sta insieme, ci si scambia molto di più del fatto di fare musica insieme. Quando siamo sul palco è un momento di divertimento, ma tutto il resto è gestito proprio come se fosse una piccola comunità di persone che si vogliono bene e cercano di far sì che gli altri che li stanno accanto possano stare al meglio. Un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che aspetto anche tutta la vita per vederti tornare dalla guerra. Guarda, sicuramente come ogni volta che mi danno un premio mi sembra, la prima impressione è che si sono sbagliati, volevano darlo a qualcun altro, poi questo qualcuno non si è presentato. Credo sempre di non meritarli, ma forse perché è proprio il sistema, dare un premio a qualcuno fuori dalla mia logica, e quindi forse lo rifiuto in qualche modo, fino ad arrivare a pensare che non lo merito. In realtà è una soddisfazione bellissima, soprattutto quest'anno aver vinto il premio Mia Martini e il premio Lucio Dalla, che sono i due premi, diciamo, più importanti dal punto di vista culturale, se vuoi, a Sanremo. Insomma, è stata una bella botta. Ho sentito i giornalisti vicini, ho sentito le persone vicine che volevano in qualche modo comunicarci questa loro vicinanza. È stato molto emozionante. Senza di te non mi ricordo come fare. Senza pensare all'estate è un album che raccoglie diversi brani del nostro passato musicale rifatti, risuonati in chiave live e in chiave più attuale, sia a livello di line-up, perché la band è cambiata in questi ultimi anni, diverse volte fra l'altro, sia anche in termini di mood, di sensazione, perché stiamo virando un pochino musicalmente. Abbiamo voluto raccontare in questo album quello che siamo stati negli ultimi 10 anni, le canzoni e gli stili che in qualche modo abbiamo affrontato. Infatti è di nuovo un melting pot di tantissime cose, si va dal blues waitiano della saga di Antonio fino alla ballad jazz di Tutta l'aria che vuoi che chiude l'album, con in mezzo diverse parentesi, dal reggae alla canzone d'autore, alla ballata, rock, quindi c'è un po' tutto quello che musicalmente abbiamo affrontato in questi anni, e uno sguardo verso il futuro, proprio nella canzone Senza pensare all'estate, che in qualche modo segna una linea di un nuovo stile che sta arrivando, che in qualche modo sta facendo parte di noi in modo nuovo.